Chips. E beh a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro peggiore, oggi siamo qui in questo nuovo video ragazzi. Oggi vi mostrerò una mia personalissima top 10 sui migliori 10 giocatori di questa stagione. Specifico, non l'ho fatto in base alle loro qualità che hanno avuto da sempre, in base alla loro forza e quello che hanno fatto in passato, ma in base al resoconto soltanto di questa stagione, chi ha fatto meglio in questa stagione. Una classifica decrescente, dal decimo scendendo al primo posto. Cominciamo subito. Allora, ho fatto qui un video di vari giocatori a foto, una slideshow diciamo, che adesso ve la mostrerò. Ecco qui. Allora ragazzi, al decimo posto ho messo Milan Pjanic. Perché Pjanic per ultimo? Ha fatto sì una buona stagione, è stato sempre impeccabile su punizioni, non si discute. E soprattutto che ogni volta che doveva fare i gol li faceva sempre da furia, dimostrava di avere sempre quelle sue qualità che ha avuto fin da quando ha debuttato nella Roma. Però poteva fare molto, ma molto di più. Veramente, un giocatore come lui può fare molto, molto di più. Spero che nella Juve faccia bene. Al nono posto, ragazzi, abbiamo Marcelo Brozovic. Ragazzi, Brozovic è stata una rivelazione dell'Inter quest'anno. L'Inter era considerata praticamente fuori da tutti gli schemi, dato che i titolari dovevano essere Perisic, Jaic e Jovetic. Poi se... o Icardi, tipo. Poi Jovetic ha giocato male, poi Brozovic ha trovato dello spazio, ha fatto anche belle giocate e bei gol molte volte ed è stato anche decisivo. Ottima stagione. All'ottavo posto, ragazzi, abbiamo Carlos Bacca. Ragazzi, Bacca poteva fare molto di più, ma in un Milan così non era assolutamente facile. Un Milan dove l'unico che ti può passare le palle è Bonaventura, oltre a lui non c'era nessuno in grado di fargli assist. Si è dovuta cavare sempre da solo Bacca. Ha fatto veramente una bellissima stagione, arrivando, se non erro, terzo nella classifica dei capocannonieri con 18 gol in campionato e mi pare 2 o 3 gol anche in Coppa Italia. Poi ragazzi, al settimo posto abbiamo Gianluigi Donnarumma. Ragazzi, questo portiere ha soltanto 16 anni, ha giocato tutta la stagione titolare del Milan. Sapete che prima parte di Valovet, se non mi sbaglio, si è limitato con la società. Comunque bellissima stagione per il portiere 16enne che ha dimostrato di avere una grandissima sicurezza e qualche volta ha anche salvato il Milan. Però, anche se qualche volta ha fatto qualche papera, ma ha dimostrato di avere esperienza nonostante che aveva soltanto 16 anni. Ragazzi, al sesto posto, ragazzi, ho messo Kalidou Koulibaly. Ragazzi, un muro. Praticamente il Napoli, la maggior parte delle volte che si è salvato non era col portiere, ma grazie a lui. Nulla da togliere a Reina. Ragazzi, dall'anno scorso che era un flop, quest'anno si è dimostrato sempre decisivo. Ha dimostrato di avere dribbling, corsa, fisico, esperienza, veramente straordinario. Ragazzi, al quinto posto ho messo Samir Handanovic. Ragazzi, Samir Handanovic ha salvato parecchie volte l'Inter, una delle numerose volte dove l'Inter ha vinto 1-0, dove ringraziare Handanovic che è riuscito a salvare diverse volte. Ha fatto sempre numeri in porta, è stato veramente straordinario, si è dimostrato decisivo molte, molte volte, ha salvato sempre e sempre l'Inter. Veramente ottima stagione per Samir Handanovic. Ragazzi, al quarto posto ho messo Lorenzo Insigne. Ragazzi, Insigne che l'anno scorso aveva la media tipo di 7-8 assist e 4-5 gol più o meno, ma neanche, anche di meno. Quest'anno ha fatto, mi pare, più di 10 assist e 12 gol, arrivando, mi pare, sesto o settimo nella classifica dei capocannonieri della Serie A. Ragazzi, ottima stagione per Insigne, si è dimostrato che può dare molto di più, si è dimostrato che ha talento, che si può permettere giocate di classe, bravo su punizione. Ragazzi, al terzo posto, ragazzi, ho messo Kalinic, Nikola Kalinic. Bellissima stagione nel croato della Fiorentina, che nessuno ci aveva creduto su di lui, è stato sottovalutato, ma ha dimostrato di avere gran tecnica e di dimostrarsi un grande attaccante e di farsi trovare sempre lì al momento giusto. Peccato che per un periodo se n'è sceso e non ha fatto più gol. Ma comunque veramente ottima stagione per Kalinic. Ragazzi, al secondo posto abbiamo Paulino Dybala, straordinario, secondo della classifica capocannonieri con 19 reti, un gol in più a Bacca, giovanissimo ed è riuscito a giocare titolare in una grande squadra come la Juve e ha dimostrato di saper stare a giocare anche in Champions League, dove non era per niente facile affrontare squadre come City, Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco. Veramente bellissima stagione per Paulo Dybala, che è riuscito a debuttare anche in nazionale. E al primo posto, ragazzi, c'è lui,
L'uomo dei record, il pipite Higuain. Più gol che partite giocate, 36 gol in 35 partite. Ha superato il record di Nordan di 35 gol e lui è arrivato a 36, che non si batteva da 66 anni. Voglio dire, ha chiuso veramente un campionato fantastico per Higuain. Si è dimostrato di essere anche lui il trascinatore di questa squadra. Si è ripreso e il suo valore di mercato sarà assolutamente migliore. E va bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se volete le altre top 10, vi ringrazio che siamo arrivati a 1400 iscritti e noi ci vediamo ad un prossimo video, bene ragazzi! Mertens, è scattato Gulam. Per il momento lo ignora Mertens. Cerca Higuain in acrobazia. Higuain! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero, Mauri! 36, nessuno come lui! Ma non è mica vero! Ma è impossibile così! Il 36esimo così! La tripletta con questa Ma giocata! pensa a un film! Ma Ma non pensa a un è vero! film! Non è vero! Ditemi che è un copione! È impossibile! Ma che giocata ha fatto? Andiamo via! Cosa dobbiamo dire? Che giocata ha fatto?